Anche se Koller è un paese relativamente piccolo, la sua storia racconta momenti drammatici come le morti per la peste e i problemi delle carestie a causa delle guerre e di eventi atmosferici. È il punto di partenza dell'ultimo libro del geometra Albano Bianchi di Vilminore di Scalde, che sarà presentato all'oratorio parrocchiale di Koller venerdì 6 agosto alle 20:30. Il titolo: Koller, il paese che cresce, Ignazio Sindaco del Fare. Il libro narra un po' le vicende del paese, povero, isolato, fuori dal mondo, senza strade che collegavano al resto del mondo, e nei primi anni del Novecento, fino a che la guerra ha ribaltato un po' tutto, e anche lì i reduci e i combattenti, quando sono rientrati, hanno dimostrato una forza di volontà più finita, perché nel frattempo il regime fascista aveva soppresso il comune di Collere e l'aveva portato al Dezzo, unificandolo con Azzone. E questa cosa ai colleresi assolutamente non è mai andata, e come ripeto, i combattenti e reduci ritornati ancora forti di quello che avevano passato, sono andati al Dezzo, al municipio del Dezzo, hanno ritirato e hanno riportato le carte in comune a Collere. Questo, ecco, è un po' una dimostrazione della forza di volontà che i colleresi hanno sempre dimostrato nei tempi. Ignazio Belingheri, che comunque segue un po' tutta la faccenda, che è nato nel 1909, ha vissuto l'esperienza dell'emigrazione, del soldato in Tripolitania, e nel 1939, quando la disoccupazione era esasperante, e ha accettato, come altri 500.000 italiani, di andare in Germania come operaio. Dopo l'8 settembre del 43, purtroppo tutti questi operai sono passati da operai pagati a operai coatti, per cui non guadagnavano più niente, non potevano più rientrare, eccetera. Esperienze che, quando è rientrato, si è messo nell'amministrazione comunale, prima come consigliere, dopo come assessore e 9 anni come sindaco, ha cercato di portare avanti, e sotto, diciamo, di lui si è sviluppato, in questo periodo si è sviluppato fortemente Collere, con la realizzazione di strade di comunicazione col resto della valle e con le provinciali. Ha fatto le scuole elementari, le scuole medie, le fognature, acquedotto, cioè in pratica tutta l'urbanizzazione del paese, a cui mancava l'essenziale, insomma. Uno degli scopi di questo libro è quello di far conoscere le problematiche di anni fa, per indicare ai giovani colleresi che la vita in paese passa attraverso lo sviluppo sociale di tutti, padri e figli.